Ciao ragazzi, Hola chica. bentornati e benvenuti a tutti sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Qui ci siamo già stati, ma oggi c'è una giornata splendida e stiamo tornando a fare la ferrata Gusella che porta sul rifugio Nuvolau, un po' per riprendere confidenza con le ferrate, con l'esposizione e a rifare qualche camminatina. Qui sono con ovviamente Checco, la Ciao ragazzi. Vale è lassù, che è una scimmiotta, non ci aspetta, e da lì si intravede l'attacco della ferrata. Ora ci imbraghiamo e ci vediamo più su. Ciao! Bene. Così ci piace. Neanche male. Pare su di là. Su di là. Piccolo qua, eh. Ci
riproponiamo i ravioli Giovanni Rana al baccalà mantecato, stavolta in quota un po' più alta, a 2,6. Una vista spaziale sulle Tofane, su tutti i gruppi del Cristallo, del Sorapis, la Croda d'Adagui, la Stoia del Formin, il Mondeval, Pelmo, Civetta, quello laggiù è il Passo Giau e ovviamente 5 torri qua sotto e Nuvolau. Alle nostre spalle Marmolada, Pizboè. Che bello! È buono il baccalà mantecato? Beh, è buono solo per la vista, però. Bueno, mangiato abbiamo mangiato, bevuto abbiamo bevuto, il caffè l'abbiamo preso, il dolce anche. Quindi adesso scendiamo per questa stradella, da questa cima, e raggiungiamo il rifugio Nuvolau laggiù, concludiamo l'ultimo pezzettino di ferrata e poi ci riportiamo verso la macchina che invece è... Invece è laggiù in fondo al Passo Giau, quindi di strada da fare ancora ce n'è. Ci mettiamo in marcia ragazzi, dai. Bella? Sì, basta che la butti pane e birre, però. Pago le birre, promesso. Ci siamo riattrezzati da ferrata e adesso facciamo l'ultimo tratto di salita che porta al rifugio.
perché corri? Perché c'è la birra? Ah, che stronzi! Maledetti, maledetti! Bella. Bella. Grazie. Vale. Nata anche oggi. Grazie, Vale. Complimenti. Giornata bomba questa. Non farmi più. Una giornata bomba! Iniziale! Ma perché non li lavora? Esatto! Bella ragazzi! Finita anche questa avventura. Sostanzialmente eravamo a pausa pranzo su quella montagna lì su, a Ragusela, a 2600 metri. Una meraviglia! Adesso noi andiamo a farci un giretto a Cortina come i VIP e abbiamo chiuso quindi una camminata di circa 8 km e 650 metri di dislivello con un paio di sentieri ferrati e... bella giornata, splendida. Vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Hola.